Raccontandoci riusciremo meglio a ritrovare quello che siamo sempre stati, ma soprattutto quello che vogliamo diventare. Vi auguro buon divertimento, perché la musica è divertimento, è movimento dell'anima, è movimento della propria emozione, ma vi auguro anche una serata di pensiero e di riflessione, perché quello che i cantautori continuano a fare, talvolta supplendo i poeti che sempre meno riescono ad arrivare all'opinione pubblica, è quello di inserire nel nostro cervello e nel nostro cuore idee insieme a parole, a movenze, a ritornelli, a cantabilità che ci fanno ricordare che questa terra può anche essere una terra di rivoluzione. Grazie. Ferro e fuoco ali potenti, ma la carne è sbrugnata. Ruina di la terra e diligenti, brogghia popolo e briganti. Il Festival della Legalità deve incoraggiarci nel ritornare a essere quello che eravamo prima di questa annessione forzata a uno Stato a cui non abbiamo mai creduto, riprendendoci ciò che noi siamo, un popolo di persone che lavorano, che comprendono il sudore della fronte e la bellezza, e la sanno fare, e la sanno descrivere nella legge. Come minchia è possibile che questo Stato fa un patto con la mafia? E ce lo raccontano nei telegiornali all'ora di cena. Il patto Stato-mafia. Dopo che in questa guerra c'era stata una strage di persone giuste, innocenti, come in tutte le guerre, anche in quella guerra del 92, guerra, c'è guerra, ammazzano gli frati con guerra e scoppiano gli sciati di sta terra. Siamo tutti soldati di sta guerra. Uno dei brani più apprezzati questa sera, Guerra, che ricorda proprio quello che ricordiamo in questo Festival della Legalità, cioè le stragi del 1992, appunto racconta quel periodo, e tu l'hai presentato parlando dello scellerato patto fra Stato e mafia di cui si parla in questi giorni. Che spinta può dare a un artista, che lettura può dare un artista di quella vicenda orribile della storia della Repubblica? Adesso ci stanno cominciando a raccontare pezzi di verità, ci stanno facendo capire che la mafia alla fine è questa unità assolutamente terrificante fra il politico che per essere eletto deve aumentare il suo clientelismo, perché per essere eletto ha bisogno di soldi e i soldi non bastano mai nella politica, e per fare i soldi devi continuare a comprometterti, e nel momento in cui sei compromesso devi comunque poi restituire il favore. Questo è l'inizio di questa catena. Borsellino l'aveva capito benissimo. A sua figlia Fiammetta, ancora sulle gambe, diceva questo: stai attenta a chiedere favori, perché ogni volta che ti verrà dato un favore sarai costretta a dire grazie in qualche modo. E questo è alla base poi di quello che ha determinato questo patto scellerato. Molti dei nostri politici hanno a che fare con organizzazioni criminali.